è arrivato il momento di ufficializzare la consegna dell'assegno e allora chiamo qui con me a salutarci, a ringraziarmi e a parlarci di Invisalign il direttore generale Enrico. Grazie a tutti, veramente un secondo. È un onore, è un piacere essere qua per premiare la scuola che ha vinto a livello nazionale. In realtà non era un concorso, ma quello che abbiamo pensato è di fare qualcosa per invitare tutti a sorridere. È una delle cose più belle che si possono fare nella vita. Non ho molta intenzione di parlare di come creare l'azienda, nel senso che credo che l'azienda si sforzi di invitare tutti a sorridere, di farlo con tranquillità, serenamente, se poi ovviamente il sorriso è bello, meglio, è più facile. Detto questo, io più che ringraziare di nuovo tutti per la partecipazione, ringraziare questa platea meravigliosa, è comunque per cui faccio fatica per proprio a parlare a livello professionale, è così bello essere qua, sono emozionatissimo. Quindi di nuovo grazie alla scuola, alla preside, alla dirigenza, a tutte le insegnanti, a tutti i bambini, a tutti voi che avete votato e invito la dirigenza scolastica a consegnare questo piccolo pensiero che sapendo com'è la situazione scolastica oggi può dare una mano a aiutare a fare qualcosa in più perché le scuole siano più confortevoli, perché i nostri bambini stiano sempre meglio e possono sorridere anche in momenti non facili come oggi dopo quello che è successo ieri sera. Io chiederei un grosso applauso per Enrico Mauli perché rappresenta con le sue parole e con il suo sorriso davvero lo spirito di questa azienda e non ha voluto parlare volutamente di numeri o di marketing, ma semplicemente con il suo sorriso vi ha ringraziato. Io penso che questo sia un bellissimo gesto, oltre al bellissimo gesto di regalarvi 3.000 euro per i vostri progetti scolastici. Sentiamo